Punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buongiorno, benvenuti a tutti, grazie per esservi collegati anche quest'oggi per questo webinar sulla California, passeggiata rock e arte a West Hollywood. I relatori di quest'oggi sono Gianluca Esposito di Conrad Travel e Guendalina Nucci di Master Consulting. Visit California, scusate. Passo la parola a questo punto a Guendalina. Eccomi, buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao, ciao a tutti, buongiorno. Ok. Inizio? Iniziamo? Sì. Ok, saluto a tutti, sono Gianluca di Conrad Travel. Adesso lascerò la parola a Guendalina. Volevo soltanto presentare il nostro webinar, che sarà interessantissimo e fantastico, grazie al supporto fondamentale di Guendalina nella presentazione della destinazione, ma volevo soltanto ringraziare tutti quanti voi che siete iscritti, insomma, ci seguite a questo webinar e dirvi che oggi è un webinar veramente particolare perché qui si parla di esperienze di vita vere, almeno per il sottoscritto, è una delle città in cui ho vissuto nei miei anni americani e quindi vi prego di ascoltare con la massima attenzione come fate sempre, sarà interessantissimo e vi coinvolgeremo in un viaggio virtuale, chi lo sa, magari anche fisico prossimamente. In uno dei sobborghi, dei quartieri principali di Los Angeles. Lascio la parola a Gwendalina. Grazie. Grazie Gianluca. Allora, buon pomeriggio a tutti. Forse con qualcuno di voi mi sono già incontrata a Venezia, a Showcase. Ho già raccontato un po' appunto di West Hollywood, perché oggi vi parlo come appunto rappresentante di Visit West Hollywood. E avrò il piacere nuovamente di trasportarvi in questo quartiere, che in realtà più che un quartiere si può definire una città poi effettivamente. West Hollywood, allora, per iniziare vi do una piccola panoramica appunto di Los Angeles, giusto per avere un'idea generale, anche se ormai penso la maggior parte di voi già saprà tutto. È la seconda città più grande degli Stati Uniti, conta circa 3,8 milioni di abitanti, ha una superficie di 1200 chilometri quadrati e fa parte poi di una Los Angeles area, quindi di un'area di Los Angeles molto più grande che al suo interno comprende l'Orange County, oltre chiaramente alla città di Los Angeles, San Bernardino, Riverside e Ventura. E allora, qui vi ho messo una piccola mappa della metro, anche se poi Gianluca vi racconterà molto più quanto è possibile ormai girare a Los Angeles senza la necessità di prendere una macchina, perché come appunto voi sapete, Los Angeles è perennemente intasata dal traffico e la vita appunto può chiaramente diventare difficile, anche un po' pesante, se si decide di visitarla e girare appunto prendendo una macchina. Ormai c'è la metro funziona perfettamente e vi porta praticamente ovunque, pure a Santa Monica, per cui diciamo c'è veramente una grande libertà. Il pass giornaliero costa circa 7 dollari, quindi insomma anche abbastanza permissivo come costo. Los Angeles, appunto il LAX, il famoso Los Angeles International Airport, dista circa 19 km da West Hollywood, sono una quarantina di minuti appunto in macchina, quindi non tanto lontano, anche meno, poi chiaramente come vi dicevo dipende molto dal traffico e dall'orario. E è chiaramente un aeroporto hub che funziona come hub per American Airlines, Delta Airlines e così via. I voli che partono dall'Italia diretti sono voli appunto dell'Alitalia e della Norwegian per quanto riguarda Roma Fiumicino. Prossimamente da giugno da Milano Malpensa partirà appunto un altro volo diretto dall'Italia, sempre con la Norwegian, diretto a Los Angeles, quindi diventerà ancora più raggiungibile e a prezzi anche più economici, quindi più abbordabili. Questa è una mappa, forse non è chiarissima, però era molto carina graficamente secondo me, e per darvi un'idea di dov'è West Hollywood. West Hollywood è proprio al centro, cioè più centro di così non si può. E è chiaramente, io ve lo dicevo anche appunto ad alcuni di voi durante il showcase, non lo dico solo perché rappresento West Hollywood, ma perché sinceramente credo che sia la posizione migliore per visitare la città di Los Angeles, sotto centinaia di punti di vista, vi spiegherò poi perché, e il primo in assoluto appunto è la centralità, perché dista, diciamo, è abbastanza equidistante da tutti i luoghi di interesse, quindi da Hollywood, da Beverly Hills, da Santa Monica, insomma è tutto raggiungibile in tempi adeguati. Questa è una mappa un po' più precisa, sempre per darvi un'idea. E quindi vi dicevo, le distanze sono appunto circa 16 km da Santa Monica, sono 5 km da Hollywood, circa 19 appunto dall'aeroporto, per cui è proprio centrale. La metropolitana più vicina
si trova appunto ad Hollywood e da lì poi ci si può muovere tranquillamente per la città, appunto dal downtown poi a Santa Monica, quindi è tutto facilmente raggiungibile. Inoltre, West Hollywood, perché vi dico è il posto migliore per visitare Los Angeles? Oltre al fatto appunto che è centralissima, è una piccola cittadina, perché vi dicevo, in realtà non è un quartiere West Hollywood, nel senso che, cioè non nel senso proprio del termine, perché West Hollywood si può considerare una piccola città, visto che ha un proprio sindaco, una propria polizia, per cui in realtà appunto funziona come una città autonoma, il che permette prima di tutto di essere una piccola città appunto ordinata, molto sicura, quindi perfetta anche per girare la sera. Ormai diciamo che un po' quel luogo comune della Los Angeles pericolosa è stato sfatato. Però, insomma, West Hollywood sicuramente in questo senso proprio, diciamo, è il luogo perfetto, ci si gira tranquillamente a piedi, ci si muove tranquillamente durante la notte. Tra l'altro è appunto perfetta perché ha centinaia di ristoranti, di alberghi diciamo, di livello, super trendy, diciamo, è una zona molto cool, sia per i giovani che per i non giovani, insomma, è perfetta per tutti. Da ristoranti a un livello di, diciamo, culinario, appunto della ristorazione piuttosto elevato, ci sono ristoranti appunto di ogni genere e sempre appunto molto, molto carini. E tra l'altro la cosa interessante è che a West Hollywood, trovandosi così vicina appunto a Beverly Hills, Hollywood, al suo interno in realtà spesso è facile incontrare le star. Ci raccontava appunto a Showcase il vice president di Visit West Hollywood che ha portato un fan trip qualche mese fa a cena fuori in uno di questi ristoranti e praticamente seduti a fianco c'erano Jennifer Aniston, dall'altra parte c'era Bill Murray e poi c'era Jack Gillen all'entrata. Quindi insomma, sembra quasi, piuttosto che fare il classico giro, diciamo anche un po' discutibile, delle case delle star, basta appunto andare a West Hollywood, farsi una passeggiata e magari si prende pure un caffè con un attore famoso. Quindi appunto dal punto di vista degli alberghi e dei ristoranti, abbiamo alberghi appunto che sono quasi tutti boutique hotel, quindi alberghi appunto di primo livello, ristoranti di primo livello e poi ha un importante distretto appunto della moda, cosiddetto Design District, dove oltre ad avere chiaramente boutique e negozi di tutti i grandi stilisti, appunto i fashion influencer e così via, quindi Stella McCartney, Christian Louboutin e via dicendo, ci sono anche tanti negozi di design proprio di oggetti per la casa, forniture, quindi anche di ultima generazione, piuttosto insomma, particolari e speciali probabilmente che si trovano solo qui, insomma è difficile anche incontrare negozi di questo genere in altri luoghi e soprattutto appunto nella città, perché poi West Hollywood è proprio ricca di questo. Qui vi faccio una piccola lista, vi ho messo una piccola lista degli alberghi più insomma, principali del quartiere, della città, tra virgolette. Poi Gianluca si soffermerà un po' di più nel raccontarvi, Sì. però questi sono appunto i principali alberghi, anche molti di questi sono storici, probabilmente sono molto conosciuti, tra cui l'Andaz, di cui vi racconterò più avanti. C'è le Montrose Suite Hotel, che è l'albergo dove soggiornerò ad aprile con un fan trip, perché a aprile accompagnerò un fan trip di tour operator a West Hollywood, e quindi soggiorneremo appunto all'Andaz West Hollywood, mangeremo in un ristorante che era nella slide precedente, mi sono persa il... Ok, questo qui è APLP, che è appunto un albergo molto, molto trendy, al momento insomma particolarmente famoso a West Hollywood. Quindi insomma ci vedremo un po' tutta questa parte di Los Angeles. Io ve lo racconto perché appunto sono molto convinta del ruolo che ormai ha West Hollywood all'interno di Los Angeles, perché per prima vi posso dire per mia esperienza che sono stata anni fa a Los Angeles e non l'ho apprezzata come avrei dovuto, perché secondo me mi mancava proprio quel punto di riferimento che invece è West Hollywood, perché quello che cerca poi l'europeo generalmente quando va a Los Angeles e che è abituato a cercare quando va in una città è un po' il centro, no? Uno va in una città e dice, vabbè, il centro dov'è? Dove sta tutto? Los Angeles chiaramente è una città grande, dispersiva, per cui se non sai muoverti, se non la conosci, rischi di non apprezzarla ed è la cosa peggiore che può succedere. Per cui non c'è niente di meglio che stare qui, dormire qui, la sera uscire a passeggiare perché i locali sono tutti racchiusi qui, quindi si può muovere anche dopo una giornata di spostamenti lunghi, qui ci si può rilassare e durante il giorno, come vi facevo vedere dalle distanze, farsi un giro di tutta la città perché lo permette facilmente. Però almeno uno ha una sensazione di trovarsi più appunto in un
in una cittadina, ha l'idea di quale può essere, tra virgolette, un centro. Vicino a West Hollywood, vi dicevo, c'è Hollywood. Allora, la maggior parte di coloro che vanno a Los Angeles normalmente vanno agli Universal. Non c'è nulla da dire, gli Universal sono fantastici, bellissimi, però c'è sempre molta fila da fare, costano tanto, insomma, sono un po' limitanti, soprattutto in certi periodi dell'anno. Noi oggi vogliamo proporvi un po' un'alternativa, cioè la Warner Bros. Studio. I Warner Bros. Studios, e qui appunto ci sono in particolare gli studio, il tour appunto che c'è a Hollywood, sono uno dei più grandi studi cinematografici che sono ancora attivi. Al suo interno sono girate appunto grandi serie TV o programmi come ad esempio The Big Bang Theory, Ellen DeGeneres, Friends, che ormai insomma, è finita, le stagioni sono finite, però insomma si girava proprio qui. E anche appunto casa poi di Batman. Quello che offre il tour dei Warner Bros. È proprio un tour di tutti questi piccoli stage, quindi stage, quindi di vedere un po' quelli che sono il dietro le quinte, farsi un'idea delle sceneggiature, i mixaggi audio, quindi anche un po' di come funziona tutto il lavoro che sta al di là di una serie, no? Che poi incuriosisce un po' tutti. Qui in basso vi ho messo i prezzi, sono circa $65, poi dipende un po' dal tour perché ci sono vari tour, però questi sono i prezzi per il tour classico, proprio il giro di dietro le quinte, insomma il classico tour organizzato. La cosa bella appunto di questi Warner Bros. È che prima di tutto sono, vi dicevo, dei tour organizzati, quindi c'è una guida che vi porta e vi fa scoprire il tutto, quindi ve la godete veramente. Si possono prenotare, per cui uno arriva e inizia il tour senza dover mettersi in fila ed aspettare, anzi in realtà tendenzialmente funziona molto più su prenotazione che non. È aperto 7 giorni su 7, i tour partono ogni 15 minuti, dalle 9 alle 4 è l'orario d'apertura, durante l'estate e la primavera tendenzialmente si allunga un po' la giornata lavorativa per i Warner Bros. Sono circa 2 ore di tour più un'ora per girare liberi e scoprire un po' di cose per, insomma, da soli, ecco. Poi ci sono tante offerte particolari per i gruppi, qui vi ho messo più o meno, insomma, le indicazioni generali. E molti, insomma, vengono ben visti i gruppi, ecco, essenzialmente, gruppi di amici, gruppi studenti, gruppi scuole, quindi apprezzano anche l'organizzazione di un gruppo grande e fanno in modo di spronarli appunto, riconoscendo dei benefit, degli sconti e così via. Quindi Hollywood May Here, perché appunto qui si fa Hollywood. E adesso vi faccio facciamo questa piccola passeggiata che appunto ho definito rock. A West Hollywood, è una passeggiata sulla Sunset Strip essenzialmente, di circa 1,5 km più o meno. Qui vi ho messo una mappa, non è precisissima, mi dispiace, ne avrei voluto trovare una molto più bella, ma non c'era. E quindi me ne sono creata una da me con Google Maps per farvi vedere un po' quelli che sono i punti di cui vi racconterò e più che altro per darvi un'idea della distanza tra loro e più o meno come sono dislocati. Quindi sono appunto, come vedete, tutti molto vicini, sarà veramente circa 1,5 km di camminata. Iniziamo con l'Andaz. Allora, diciamo, West Hollywood, lo spirito del rock and roll vive e prospera a West Hollywood ormai da anni. Sia le vecchie che le nuove leggende del rock passano notte di bagordi qui, notte trasgressive, negli alberghi chiaramente più trendy, e animano un po' il centro, diciamo, lo storico distretto appunto di Los Angeles. L'Andaz West Hollywood, il primo di cui vi parlerò, si trova, vi dicevo, appunto sulla Sunset Boulevard. Era soprannominato The Riot House ed è il quartier generale, appunto, è stato il quartier generale delle band rock degli anni 60 e 70, band come i Rolling Stones, i Led Zeppelin, gli Who, i Doors e così via, quindi grandi, insomma, star del rock and roll americano. Non mettersi in ginocchio quando si parla di questi. Bisogna Esatto, mettersi sì. in ginocchio quando nessuno si ascolta il nome di questi artisti. Esatto, di questi artisti incredibili. Si racconta che, queste sono piccole curiosità metropolitane, e cioè che il batterista dei Led Zeppelin, John Bonham, sia entrato nella hall dell'albergo con la motocicletta, e che a sua volta Jim Morrison, che vedremo poi ha una certa predisposizione evidentemente per le altezze, insomma non soffre di vertigini chiaramente, e sia stato cacciato dall'albergo perché si era appeso fuori dalla finestra. Vabbè, questi erano altri tempi, erano tutti molto euforici, quindi Sì, facevano cose infatti. un po'. Le Però fostane. insomma, penso che chi lavorava nell'albergo, soprattutto immagino i servizi di polizia e così via, ne abbiano visti in quantità. E su un pannello di vetro di una delle stanze dell'albergo recitava proprio Come on Baby, Light My Fire, quindi una delle canzoni più famose dei Doors. Quindi probabilmente l'hanno trovato anche dei cimeli diciamo, di valore inestimabile.
Procediamo con il Comedy Store. Allora, il Comedy Store prima era conosciuto come Ciro's, prima ancora era conosciuto come It's Boss ed era fondamentalmente il locale preferito di Humphrey Bogart, quindi anche qui diciamo, parliamo sempre di leggende, qua più del cinema che del rock, però comunque sono sempre leggende che hanno uno spirito rock poi alla fine. E decenni più tardi diciamo, è stato il palcoscenico dei Byrds e proprio qui Bob Dylan li scoprì e poi fece un po' da apripista a questa famosa band appunto americana. E lo Sky Bar al Mondrian, io avrò la fortuna incredibile di fare insomma, di essere accolta al Mondrian quando andrò con il fan trip, quindi per un cocktail di benvenuto, quindi insomma, sono super eccitata chiaramente per questa esperienza perché il posto è bellissimo e poi ha una grande storia. E, insomma, è appunto tutt'oggi uno dei luoghi preferiti da rock band come gli Smashing Pumpkins e era appunto il luogo favorito dai Guns N' Roses, gli Who, quindi sempre grandi rockstar e tuttora chiaramente non solo più musicisti, ma anche attori e celebrità di ogni genere frequentano questo appunto Sky Bar, chiaramente anche dalle foto capite che è un posto insomma unico. Il Melt Drive-In, questo è un drive-in classico, è un po' tipico appunto americano, però è interessante perché era il quartier generale dei giovani durante le rivolte della Sunset Strip negli anni 60 e proprio molti di questi vennero arrestati proprio fuori nel parcheggio del drive-in. Quindi oggi lo vediamo solo come un drive-in dove mangiarsi una torta, prendersi un milkshake, però un tempo era insomma, molto più vivo e molto più attivo. Alcune scene di American Graffiti ed Entourage furono girate proprio davanti a questo diner. E era conosciuto un tempo come il Ben Franks, i rocker appunto sempre degli anni 60 e 70, dopo essersi esibiti quindi anche a tarda notte, visto che è aperto 24 ore, si recavano qui, si prendevano un panino, mangiavano e così via, si La torta al rifocillavano dopo cioccolato. la torta al cioccolato. Sì. La torta al cioccolato, ecco. Il Viper, allora, il Viper Room è probabilmente uno dei locali più famosi, soprattutto per sentito dire, di West Hollywood. È famoso probabilmente soprattutto perché era il locale di Johnny Depp, di altri, ma insomma essenzialmente chi emerge è Johnny Depp. Johnny Depp era molto amico di River Phoenix, fratello di Joaquin Phoenix, non so chi lo conosce, però insomma sono una famiglia molto famosa all'interno del mondo cinematografico americano. River Phoenix morì di overdose in realtà proprio la notte di Halloween del 1993 dentro al locale. Loro erano molto amici con Johnny Depp ed erano insomma, chiaramente appassionati di un certo tipo di vita che poi era quella che era, però che chiaramente un po' ispirava anche il Viper Room. Oggi è un locale dove si esibiscono band appunto del rock classico, heavy metal e così via. Fu inaugurato sempre nel 1993 il Viper Room e all'inaugurazione si esibirono Tom Petty e i The Heartbreakers. Quindi Facile insomma l'anima parliamo sua, sempre di i trompetti. ecco appunto. Diciamo Incredibile. parliamo sempre di locali di un Sì. certo insomma, spessore, ecco. Il Whisky a Go Go, appunto sempre molto molto famoso, probabilmente anche insomma, sentito nei film, cioè, diciamo per chi poi ama il genere sono luoghi veramente quasi insomma, la Mecca, cioè sono dei santuari. Il Whisky a Go Go giusto l'anno scorso ha festeggiato 53 anni di attività, al suo interno si sono esibiti sempre personaggi come Led Zeppelin, AC/DC, Jimi Hendrix. Fu inaugurato nel 1964 ed era famoso inizialmente soprattutto per queste ballerine seminude che si esibivano in delle gabbie che erano appese al soffitto. Poi il Sunset Office Tower. E qui tra il 60 e il 70 le firme musicali, quindi grandi produttori e appunto in generale i PR, quindi varie agenzie di musicisti e così via, utilizzavano questo Sunset Tower un po' come appunto quartier generale, avevano gli uffici qui dentro, quindi è sempre un luogo iconico soprattutto per il mondo del rock and roll. È Jimmy bellissimo Morrison, architettonicamente pure, eh? sì, Bellissimo, bellissimo, perché è sì, uno dei è vero, pochi art fa deco di molto tutta la zona. effetto. Sì. Bellissimo, sì. E come vi dicevo prima, Jim Morrison evidentemente non soffriva di vertigini perché fu ripreso proprio in cima al Sunset Tower mentre camminava sul bordo in cima, insomma, all'edificio sul bordo del parapetto durante le riprese appunto di un film nel 69. Tuttora è molto amato dal
dall'ambiente musicale americano in generale, appunto, della zona di Los Angeles, e quindi ancora viene molto frequentato. Poi, appunto, come diceva anche Gianluca, è un posto veramente molto bello anche da guardare semplicemente dal di fuori. Poi il Roxy Theater, allora, questo è un altro posto, appunto, un luogo iconico. Qui, diciamo, si esibì per la prima volta il Rocky Horror Picture Show, quindi fece proprio il suo debutto a livello americano, proprio al Roxy Theater. E Bruce Springsteen ha tenuto, quindi insomma sempre nomi di piccolo calibro chiaramente, come avete notato, ha Certo. tenuto un concerto rivoluzionario sempre qui nel 1975, qui in basso c'è una locandina, poi Neil Young, David Bowie, Prince, insomma, sono posti dove veramente, non so, io ancora penso alla fortuna immensa che ha avuto chi ai tempi girava a West Hollywood e aveva la possibilità di vederli dal vivo, perché sono delle esperienze irripetibili. E quindi insomma anche il The Roxy Theater è fondamentale per chi fa questa passeggiata sulla Sunset Strip. E per finire il Rainbow Bar and Grill, che tra l'altro è attaccato proprio al Roxy, sono uno attaccato all'altro, infatti vedete qui nella foto c'è dietro il logo del Roxy Theater, è stato punto di riferimento sempre per grandi star, quindi John Lennon, Ringo Starr, Janis Joplin, addirittura si dice appunto Elvis Presley, quindi una lista infinita di grandi nomi. La curiosità però, che forse non è poi così rock, però secondo me è molto interessante, è che il primo appuntamento di Joe DiMaggio e Marilyn Monroe fu proprio qui al Rainbow, e a sua volta, quindi evidentemente deve essere un posto piuttosto romantico, perché Vincent Minnelli, che era il proprietario di Villanova, chiese a Judy Garland di sposarlo sempre qui al Rainbow Bar and Grill. Quindi insomma era ed è forse tutt'oggi un luogo dove si può un po' praticare un po' di sano people watching, no? Quando uno si vuole sedere lì, si guarda un po' intorno, probabilmente vede cose molto interessanti, persone anche molto interessanti. Io ho finito, spero di non avervi né annoiato né avervi riempito di troppe informazioni. E, per qualsiasi domanda, dubbio su West Hollywood o anche curiosità, semplicemente io sono a vostra completa disposizione. Qui avete i miei contatti. E vi ringrazio per l'attenzione. Adesso lascio la parola a Gianluca, che insomma vi racconterà ancora meglio tutto quello che riguarda West Hollywood e in generale Los Angeles. Grazie a tutti. Grazie Guendalina, Ciao, grazie grazie a te. alla grande, che tuffo al cuore ragazzi. E continuiamo con il tuffo al cuore presentando la mia parte della presentazione. Ripeto, questa è stata per un discreto numero di, insomma, 2 anni e mezzo circa la mia città, l'ho girata in lungo e largo, avevo l'età giusta anche per stare. E ripeto, veramente un grandissimo tuffo al cuore. C'è anche da dire che, come tutta l'America, come abbiamo imparato nel corso del nostro lungo e continuo corso di formazione online che stiamo tenendo appunto ormai da 4 anni, l'America è in continua evoluzione. Quindi quello che c'era quando io vivevo là, e non vi dico quando io vivo là perché altrimenti penso a qualche età che ho, eccetera, ma comunque è cambiato tantissimo. È cambiato tantissimo, ma se vogliamo, West Hollywood è anche una delle zone di Los Angeles con più tradizione. E quindi molte cose non cambiano. Bene, io sono qui a Venice Beach, qualche anno fa si vede dai capelli non brizzolati come sono adesso, però questa foto ci tengo molto perché è la copertina, una delle foto che mi ricorda la copertina di Breakfast in America, uno dei miei dischi preferiti. Io sono Gianluca Esposito, sono il titolare del North America Specialist di Conrad Travel, siamo a Roma, tutti i nostri contatti che spero molti di voi già conosceranno. Ecco qui appunto West Hollywood, il Sunset Strip, il Sunset Plaza, la Non sento più niente. bio gettonatissimi anche dai ricchi e famosi, e soprattutto la posizione, l'ubicazione. Guardate, come dicevamo, è veramente strategicamente perfetto. È in assoluto. Vuoi perché insomma, ho avuto un'esperienza di vita, vuoi perché proprio mi piace, concordo pienamente con Guendalina, secondo me è la prima zona dove noi guardiamo per far soggiornare i vostri passeggeri quando sono a Los Angeles, sia che abbiano la macchina che non l'abbiano. Secondo me è soprattutto l'aspetto puramente di vibe, di vibrazione, di personalità che ha questa zona della città.
che secondo me non è facilmente riscontrabile in altre, magari hanno altro tipo di sensazioni, ma questa qui, vuoi per la possibilità di camminare e vuoi anche per la possibilità appunto di stare, di soggiornare in luoghi veramente che hanno segnato una pagina di storia, se vogliamo o no, è la scelta più azzeccata. Il Sunset Strip, naturalmente, cantato da questo incredibile film con Gloria Swanson e William Holden, Sunset Boulevard, se non l'avete visto, 1950, dietro la lavagna, lo andate a vedere stasera, lo scaricate, lo prendete in videoteca, è un capolavoro assoluto del cinema americano, del grandissimo regista Billy Wilder, mi inchino anche lui. Abbiamo già visto i locali, appunto, dove la musica dal vivo non solo è nata, dove si fa ancora adesso, questo è Whiskey a Go Go. La peculiarità del Whiskey a Go Go e del Rainbow Bar and Grill è che il proprietario è orgogliosamente italiano, Mario Baglieri, lo conoscevo ovviamente quando frequentavo la zona di più, è un vecchio marpione che si è creato mensa con questi locali e lanciando centinaia di band rock che hanno segnato la storia della musica. E, altra peculiarità di questo locale è che ogni lunedì sera c'è l'entrata gratuita, si chiama No Bozo Jam e suonano i gruppi più strampalati che vengono un po' da tutte le parti, suonano gratuitamente, hanno mezz'ora di tempo, 20 minuti di tempo, insomma c'è un via vai ed è una cosa molto particolare. Se capita o capita ai vostri passeggeri di stare lì lunedì è veramente bizzarro vedere questa cosa. Ma la peculiarità è che comunque la band che performa verso le 11, 11 e mezza invece c'è una band di richiamo e ripeto, l'entrata è gratuita fino a un certo punto, quindi si può vivere una serata con gli emergenti che ce la faranno o non ce la faranno della musica rock locale. Il contributo al rock and roll di West Hollywood è fondamentale in assoluto. Qui ho messo alcune foto di artisti storici, diciamo di classic rock, dagli Eagles qua sotto a Crosby, Stills, Nash & Young. Molti di loro non erano di questa zona, soltanto David Crosby era di Los Angeles, è di Los Angeles. Un inglese, uno che veniva da un'altra zona e addirittura Neil Young che è canadese, ma qui sono nati come band e hanno sfondato alla grandissima. I Doors, nemmeno a dirlo, rispondendo al quesito perché Jimi Hendrix si arrampicava e non aveva vertigini, Jimi Hendrix ha sempre vantato origini nativoamericane. E si sa che i nativi americani, molti, praticamente per loro le vertigini non esistono. Chissà se sia questo o meno il motivo per cui tendeva a appendersi a penzoloni dai vari balconi di West Hollywood e praticamente dappertutto. E poi Van Halen, che qui proprio che a Whiskey a Go Go sono letteralmente nati e hanno da lì conquistato l'intero pianeta. E band più vicine ai nostri tempi, negli anni 80, gli anni 90, gli ignoranti del rock, dai Motley Crue ai Guns N' Roses, Fast e Pussycat, e i Red Hot Chili Peppers, che sono proprio di Los Angeles, una delle band più losangeline in assoluto. Altri artisti, diciamo, anche più moderni e più d'avanguardia, più indie rock, se vogliamo, come i Tool, grandissimi, che ci fanno aspettare 10 anni il loro nuovo album, e vabbè, i Weezer, Fishbone e in assoluto i miei favoriti della regione, i Jane's Addiction, una band straordinaria che soprattutto a voi giovani consiglio di andare a riscoprire, una band pazzesca. Ok, parlavamo appunto del Rainbow Bar and Grill, che è il luogo, diciamo, Guendalina metteva l'accento sul fattore romantico. Io sinceramente, dalla mia esperienza, non è molto romantico, diciamo. No. È molto, sì, è un po' più, diciamo, vabbè, insomma, Forse si beve negli anni molto, no? Si 50 era beve più molto, romantico. esatto, negli anni 50 forse si beveva di meno, si beve molto se Esatto. c'è la discoteca, insomma, è più un posto, diciamo, la seconda serata, ecco, mettiamo così. E questo è il suo interno, con le foto e le autografate di grandissimi artisti, e qui ho messo una foto, insomma, di uno dei suoi usuali frequentatori, che è Lemmy the Motorhead, che è morto l'anno scorso, e hanno fatto proprio un murale, ancora adesso c'è con la firma di tutti i suoi fans. Faceva parte letteralmente dell'arredamento del locale, stava sempre lì e giocava a Pac-Man, sta roba io non l'ho mai capita. C'è cioè un grande rocker di grandissima esperienza con la vita che ha fatto, passava tutte le serate a Rainbow a giocare a Pac-Man.
E altro locale invece più a sud, sulla Santa Monica Boulevard, è il Troubadour, altro locale leggendario da visitare assolutamente. E, ho messo la foto dei Guns N' Roses che qui hanno fatto lo show di sorpresa per il lancio della loro reunion e la loro tournée mondiale che è partita l'anno scorso e chissà quando finirà, probabilmente mai, finché li pagano chiaramente, e hanno suonato proprio in questo locale, che è uno dei locali dove i Guns N' Roses, come tantissime altre band di Los Angeles, hanno letteralmente iniziato dal primo giorno suonando alle 7:30 di sera, per capirci. E questo legame con questi locali è molto più forte rispetto a quello che uno può pensare. È un po' come pensare se il nostro Vasco Rossi andasse a suonare una volta l'anno nel locale di vicino Modena dove ha iniziato la sua carriera. È molto difficile che questo accada. E a Los Angeles, e soprattutto a West Hollywood, questa è proprio fa parte della tradizione. Quindi è come fa parte della tradizione continuare a frequentare. Quindi andare in questi locali è molto probabile vedere. Insomma, tra le persone che trascorrono la serata, qualche star più o meno famosa della musica che trascorre lì la serata e magari ascolta le nuove band emergenti. Altra tappa interessante per chi vuole conoscere qualcosa della comedy, della stand-up comedy, cioè dei comici che vanno sul palco e improvvisano, è La Factory, che è un'altra delle icone di West Hollywood, qui all'angolo proprio di Sunset e Laurel. E parlavamo appunto del Mel's Diner, posto assolutamente leggendario. Tra le varie citazioni cinematografiche non c'è soltanto il fatto che è stato in American Graffiti, ma anche in quel film meraviglioso di Robert Altman che abbiamo chiamato America Oggi e invece si chiamava Shortcuts, originariamente. Altro film bellissimo. E proprio a Mel's Diner, il personaggio interpretato da Tom Waits fa i suoi incontri più o meno bizzarri. Parlando sempre di Eats, quindi locali dove mangiare, questo è il mio locale del cuore, è il Barnes Beanery, ignorantissimo, tradizionale, vecchissimo, mai cambiato e mai deve cambiare categoricamente. È un locale meraviglioso dove si mangia puramente americano, appunto è la fagioleria al Beanery, ci sono i tavoli per giocare a pool, appunto a biliardo, insomma, un posto veramente straordinario. Pura americana, io lo porto sempre qua. Ogni volta che torno vado sempre a mangiarmi un hamburger o un hot dog o tutte e due in questo stupendo locale. Altro locale veramente eccezionale è il Carney's Express, che è una locomotiva messa lì a Sunset Boulevard e che offre da sempre esclusivamente hamburgers e hot dogs, nient'altro. Ed è anche qui per i patiti del cibo, comfort food, quello che chiamiamo appunto cibo di conforto, è una tappa assolutamente imperdibile, se non altro perché non è che capiti tutti i giorni di mangiare appunto, su una carrozza ferroviaria. Altri invece locali più moderni, ovviamente, ne escono e nascono come funghi molto gettonati, sono lo Zinché. Oppure l'Earth Café che offrono cibo bio molto creativo, oltretutto a prezzi assolutamente ragionevoli. Mangiare non è assolutamente un problema, come potete immaginare, ma anche mangiare bene e non spendere una cifra assurda è una cosa molto facile da fare in città. Anche Mendocino Farms, che hanno questi panini biologici gettonatissimi, è uno dei ristoranti più di tendenza di cui si parla di più in città, è un'altra soluzione che possiamo suggerire ai nostri clienti. Non distante, ma non facente parte dell'area di West Hollywood come geografia, ma praticamente a 5 minuti c'è il famosissimo Farmers Market, o meglio quello che era una volta Farmers Market, ecco, questa è una delle foto, diciamo, storiche, adesso convertito in una grande area appunto di ristorazione moderna, altra soluzione che potete tranquillamente suggerire ai vostri clienti. Uno dei luoghi leggendari, soprattutto per gli appassionati di musica, è il Guitar Center, ancora di più rispetto ai locali. Il Guitar Center è la Bibbia, la tempio degli amanti della chitarra e di tutti gli strumenti musicali. È praticamente una città, perché il Guitar Center occupa un intero isolato di strumenti musicali. Quindi, per i vostri clienti appassionati o musicisti, questa è una delle tappe in cui praticamente trascorrono tranquillamente 4-6 ore senza colpo ferire. E trovano qualsiasi tipo di marca, qualsiasi tipo di strumento, soprattutto tantissimi strumenti di seconda mano. E difatti, in una delle nostre ultime visite, uno dei miei più cari amici che mi accompagnava in questo viaggio, il chitarrista, è uscito fuori con una Gibson Les Paul da 1.500 dollari, così, d'amblè.
Da non mancare, ovviamente, sempre per il discorso che West Hollywood è una delle pochissime zone della città di Los Angeles camminabili, è Melrose Avenue. Questa è la passeggiata che non può mancare. Una serie infinita di ristoranti e di negozi e soprattutto proprio dove è nato letteralmente il culto del vintage clothing di Los Angeles, cioè dei vestiti di seconda mano. Vintage, che è una moda che non accenna a placarsi, sin dai tempi in cui io vivevo lì, quindi parlo dei metà anni 90 ad oggi, è solo aumentata. Prezzi, oltretutto in alcuni casi, molto più alti rispetto invece ai vestiti nuovi che si possono trovare, fa parte proprio di una certa cultura che è fortissima nella zona ed è una passeggiata assolutamente imperdibile. Dai ristoranti, alle gelaterie, alle caffetterie, e ripeto, passeggiare e fare shopping è straordinario. Questa è una tappa che non può mancare in qualsiasi visita, non solo di West Hollywood, parlo proprio di Los Angeles. West Hollywood non è soltanto musica e storia del cinema, ma è anche cultura con i suoi negozi di libri, come il Book Soup, un'altra tappa che consiglio assolutamente. C'è una collezione di libri ovviamente nuovissimi, ma anche di libri di seconda mano estesissima, ed è una tappa molto piacevole in cui trascorrere magari un'oretta curiosando e comprando qualcosa che non si riesce facilmente a trovare. Ma ovviamente la musica la fa sempre da padrone e la fa da padrone finalmente il ritorno del nostro amatissimo vinile. Questo è uno dei negozi più conosciuti e gettonati, il Record Parlor, che è proprio qui, una collezione di vinili impressionante, imperdibile. La cultura del vinile viene mantenuta non con giornate particolari come il Record Store Day, che vedete qui in alto, che è una giornata, oltretutto lo scorso anno è stato il 22 aprile, quindi sarà insomma verso la terza settimana di aprile anche quest'anno, dedicata appunto agli amanti della musica, agli amanti del vinile, e con un workshop aperto e possibilità di acquisto straordinarie, e anche incontri proprio sull'argomento musica, sull'argomento vinile, con musicisti famosi e artisti famosi. Vedete qui per esempio Moby, che è qua. E è un centro, più che essere un centro soltanto di vendita di dischi, è un vero e proprio centro culturale che mantiene viva la tradizione in questa epoca. Sembra quasi una cosa di un altro secolo, anzi lo è di un altro secolo, nell'epoca del download, dell'MP4. Sentire il fruscio della puntina che tocca il disco è una roba che, vabbè, che ecco, mi dispiace per i più giovani che non hanno mai provato o provano solo adesso quell'emozione. Oltretutto, al Record Parlor si fanno anche dei concerti o dei DJ set, e il Record Parlor, diciamo, trascina con le unghie e con i denti la tradizione dei grandi negozi di dischi come il leggendario, storico e mai così mancato Tower Records, che era un po' la nostra base, la nostra per tutti gli amanti della musica che non solo vivevano a Los Angeles, ma frequentavano Los Angeles, andavano a visitare, che era proprio all'inizio di Sunset Boulevard, all'inizio di West Hollywood, che è tragicamente chiuso qualche anno fa. Ma come vede, appunto, come dice la stessa pubblicità, The Legacy Lives On, quindi l'eredità è viva e vegeta in luoghi come il Record Parlor. È ovviamente la città del cinema. Io consiglio questo posto perché il Sunset Five è gestito dalla Sundance Association, quindi l'organizzazione diretta da Robert Redford di cinema indipendente. Questo cinema offre esclusivamente pellicole indipendenti, film assolutamente da non perdere, e anche la possibilità di passarci un'intera serata, magari mangiando in questo nuovo ristorante, il Malibu Fish Grill, in cui io non ho avuto ancora l'opportunità di andare. Magari Guendalina, se andrà prossimamente, avrà l'opportunità, e sembra sia veramente molto buono. Niente blockbusters in questo cinema, niente Avengers, niente film fracassoni, ma cinema d'autore ben scelto e ben programmato. Ovviamente, come dicevamo, West Hollywood è il punto nevralgico da cui partire per l'esplorazione dei punti più interessanti e più imperdibili di Los Angeles, come Hollywood e la sua leggendaria Walk of Fame o Chinese Theater. Partire magari se si ha la macchina e fare questa strada, la Mulholland Drive e Mulholland Highway, così si chiama, una delle strade panoramiche che parte appunto da Hollywood e raggiunge la valle, la San Fernando Valley, una delle strade più belle e affascinanti sia di giorno che soprattutto di notte, di tutta Los Angeles. Ovviamente per andare a vedere Hollywood Sign.
andare a Griffith Observatory e vivere l'esperienza di La La Land dal vivo. Qui è stata girata forse la scena più bella di La La Land, quella in cui i due protagonisti ballano, film straordinario che ho visto proprio poche settimane fa in TV, è un capolavoro assoluto. Il vista point dal Griffith è assolutamente magico. E raggiungere anche altre zone molto funky della città di Los Angeles, come Silver Lake Sunset Junction, con il suo bar Intelligentsia, i cinema storici, come il Pantages, il Capitan and Man's Chinese, in cui vedere i film, magari anche i film blockbuster, ma visti un po' in sale leggendarie, in sale Art Deco, bellissime e perfettamente mantenute. Visitare anche altri templi della musica come l'Ameba Music Store, che è più a Hollywood, più a est, è un altro luogo dell'anima per gli amanti di musica. Si trovano milioni di dischi di ogni genere, di ogni età, di ogni epoca, fantastico. E anche qui tanti incontri culturali, tanti incontri con musicisti, con registi, celebrazioni, eccetera. Per chi vuole avere un recap completo di quello che Los Angeles può offrire, rimando al mio webinar dello scorso anno, il 24 maggio, il 7 Days in LA, in cui ho dedicato appunto un'intera settimana all'esplorazione della città e dei dintorni di Los Angeles. Parlavamo di come muoverci, ecco, c'è ovviamente l'auto o la moto, ma questo è il leggendario Carmageddon, quindi la possibilità di trovare questo tipo di traffico, e quindi è una cosa da considerare. Invece, le persone più smart possono muoversi, appunto, se non hanno particolari necessità di avere l'autonoleggio e sfruttare la nuovissima metropolitana, il Metrorail, che collega un po' tutto adesso della città, anche in coniugazione col servizio terrestre di bus. Basta un solo biglietto e si percorrono appunto tutti i tragitti. Ecco, questa è tutta la rete che vedete, The Met, che viene chiamata The Met dai californiani, e il Daily Pass, che è solo 7 dollari. Si può raggiungere downtown, esplorare zone come la Union Station, la straordinaria stazione ferroviaria in stile Art Deco, e andare a visitare il luogo dove è nata appunto Los Angeles, la Nuestra Signora Reina de Los Angeles, fondata nel 1781, esplorare alcune delle parti culturali più importanti della città, come appunto il LACMA, che è il più grande museo d'arte di tutti gli Stati Uniti occidentali, e o il MoCA, il Museum of Contemporary Art, lo California Science Center, o il Broad Museum of Contemporary Art, che è la nuovissima addendum culturale e anche architettonico, come vedete questo design incredibile, sempre a downtown della città di Los Angeles. O anche visitare la Concert Hall di Walt Disney, appunto disegnata da Frank Gehry, quest'altro capolavoro dell'architettura moderna, come sono capolavori le sinfonie che vengono presentate all'interno. Downtown, ovviamente la leggendaria Broadway, che è la strada principale, in cui si possono visitare teatri, cinema, edifici come il Bradbury Building, che è il protagonista di uno dei film più storici in assoluto di fantascienza, che è Blade Runner. Appunto, all'interno del Bradbury Building, quasi irriconoscibile, è stato girato il primo, parlo del primo Blade Runner. Invece, là poco distante, Los Feliz, qui stiamo parlando della parte est di Hollywood. Sì, per gli appassionati di architettura, si può esplorare alcuni dei capolavori di Frank Lloyd Wright, come la Hollyoak o la Ennis House. Altri suggerimenti, sempre per arricchire la propria esperienza di Los Angeles. Così come, ovviamente, attaccato a West Hollywood, c'è Beverly Hills, quindi Rodeo Drive e tutte le case dei ricchi e famosi, a chi interessa, ma soprattutto a me piace invece percorrere le sue strade puntellate dalle palme. Il tempo è sempre bello. Una bellissima esperienza. Proseguendo si raggiunge Westwood, che è la sede del campus di UCLA, quindi qualcuno di voi, i più fortunati, l'hanno magari anche avuto o avranno l'opportunità di studiare, ed è comunque la vera città del cinema, la città in cui i cinema storici sono nati molti anni fa e che vengono mantenuti queste sale cinematografiche storiche, anche con premiere. Normalmente spesso le premiere vengono tenute proprio a Westwood con il lancio dei film di Hollywood.
il Getty Center, immancabile, verso Pacific Palisades, questo capolavoro di architettura e di arte, aperto a tutti, rigorosamente gratuito, si paga solo il parcheggio costicchia, ma ne stravale la pena. Così come la Getty Villa a Malibu, diciamo mutuata in base alla villa romana di Ercolano, così la famiglia Getty si è regalata quest'altra suggestione visitabile tranquillamente, facilmente dalla Pacific Coast Highway. Si raggiunge poi ovviamente l'Oceano Pacifico, Santa Monica, che è la fine o l'inizio, se vogliamo, della Route 66. Insomma, queste sono tutte le tappe principali della visita, anche di una prima visita di Los Angeles, come Venice Beach, Muscle Beach, insomma, tutti i luoghi iconici che non possono mancare in una prima o successiva visita della città. Parlavamo degli Universal Studios, appunto, attrazione immancabile, raggiungibile con la metropolitana. E i Paramount Studios, altri studios ancora tuttora attivi, ovviamente, e il sottoscritto quando doveva raccattare qualche soldino andava a fare la semicomparsa proprio qui a Paramount Studios anni fa. E un altro luogo leggendario per gli appassionati di cinema, così come appunto, dicevamo, dei Warner Brothers, forse la visita più interessante, anche perché gli studios sono veramente attivissimi ogni giorno, tuttora. È un po' questo simbolo qui, questa icona, il Silos che è diventato un po' il simbolo degli studios. La parte dedicata alla magia di Harry Potter, e appunto questi sono i pulmini che partono ogni quarto d'ora, come diceva giustamente Gwendalina, e conducono alla visita degli studios. Per i malati proprio dello show business c'è anche un'altra opportunità, che è quella di Studio City, l'Academy della televisione, delle arti e della scienza appunto televisiva, che è un pochettino più in là, più a nord, verso North Hollywood, a poca distanza dagli Universal Studios. Ovviamente i parchi tematici non possono mancare, come Disneyland e la California Adventure, sapete già tutto, ci si passano giornate intere. Per una famiglia io suggerisco almeno di calcolare una notte e 2 giorni interi, perché altrimenti in un giorno non si vede assolutamente nulla. E sempre ci fa piacere citare il Knott's Berry Farm, perché è il primo parco tematico mai fatto negli Stati Uniti, molto prima dei Disney World o Disneyland, perché è stato aperto nel 1940 come parco appunto di roller coaster, che è questo qui, ed ha una parte per soprattutto le persone che vengono da una certa generazione come la mia, fantastica, dedicata unicamente a Peanuts e quindi a Charlie Brown. Veramente un posto fantastico e piacevolissimo in cui trascorrere una giornata per la famiglia. Vi ricordo che c'è sempre la soluzione del City Pass, Southern California, e le varie soluzioni che possiamo proporvi sia per gli ingressi scontati, sia per le attrazioni che per i theme parks. I prezzi sono super giù questi, e insomma, naturalmente è una soluzione che possiamo tranquillamente prenotare. Parlavamo, poi chiudiamo col discorso soprattutto degli hotel. Quando ho presentato Los Angeles come destinazione in maniera più estesa, ho parlato delle varie zone in cui soggiornare. Vedete, appunto, quello che diceva Gwendalina, non può essere più che vero. Vedete, ecco, questo Hollywood è il punto perfetto, nevralgico, straordinario per partire con l'esplorazione della città. Parlavamo di alcuni hotel, questo è uno, è il Grafton Sunset, che mi ha fatto scoprire il mio caro amico, collega che saluto, Paoletto. Soluzione veramente cool. Tutti questi hotel sono da intendersi come boutique hotel. Questo è lo storico Best Western Sunset Plaza di West Hollywood, che è proprio davanti all'Andaz, praticamente dall'altra parte della strada. Hotel 4 stelle, quindi con prezzi assolutamente accettabili, così come prezzi accettabili nel Grafton on Sunset, quindi una soluzione di stile in una zona di stile, ma senza dover spendere una fortuna. Questo invece è un'icona assoluta di West Hollywood, anzi di Los Angeles, è lo Chateau Marmont, è un luogo leggendario della storia del cinema, qui tutte le più grandi star, o anche le più piccole star, hanno soggiornato, così come le più grandi star della musica rock, soprattutto negli anni 60-70, soprattutto quelli che venivano dall'Inghilterra, quindi appunto citavamo, e mi metto in ginocchio nel ripetere i nomi, Led Zeppelin, i Who, i Deep Purple, eccetera, soggiornavano qui e
facevano quello che facevano, e alcuni ci hanno anche lasciato proprio le penne, come il mai abbastanza compianto John Belushi, che proprio qui in un bungalow dello Chateau Marmont ha perso la vita. Ed è un luogo non tanto per soggiornare, quanto anche per cenare o per andare a prendere un cocktail. È una delle tappe iconiche che suggerisco sempre ai nostri viaggiatori, soprattutto più smart e più appassionati di quel tipo di mondo. Nuove soluzioni sono sempre si aggregano sempre di più, come il Pali House West, che di quest'olio vedete molto molto l'edificio è molto classico, ma all'interno è molto di tendenza, architettura e design molto d'avanguardia, piacevolissimo. Le Montrose, altra tappa suggeritissima, anche questo un hotel di ottima qualità e ottimo rapporto di qualità-prezzo, con un roof garden, un rooftop straordinario con la vista incredibile su West Hollywood. Altri hotel non proprio attaccati a West Hollywood, ma che fanno parte geograficamente di Hollywood, sono come il Redbury, che vedete, è un boutique hotel veramente originale e particolare da suggerire a persone a cui piace questo tipo di esperienza. La location è straordinaria, è accanto al Capitol Building, che è questo edificio appunto della Capitol Records, fatta appunto a forma di dischi sovrapposti. E altra soluzione che mi ha suggerito la buona Maria Teresa, e di fatti ho scoperto e continuiamo a vendere molto bene, è il Mama Shelter, altro boutique hotel sempre a Hollywood, con vista fantastica sulla città, e molto carino, molto di molto Los Angeles, e veramente si sente molto la vibrazione della città, di una città che guarda sempre al futuro, ma che ha una grande tradizione e la vuole mantenere. Altra icona assoluta è Hollywood Roosevelt, davanti al Chinese Theater. Per i clienti che invece vogliono qualcosa di più classico e vogliono spendere un pochino di più, è uno degli hotel categoricamente da suggerire, con la sua piscina fantastica e con i pool parties che ci sono praticamente tutte le sere della settimana. E infine chiudiamo più verso Westwood con il Palomar West Hollywood, che è un altro hotel molto gettonato che suggeriamo e proponiamo moltissimo. Qui bisogna avere la vettura, però, perché Westwood non è molto ben collegata né dalla metro né dagli autobus, ma è accanto a Beverly Hills, e sono zone, naturalmente, queste parliamo delle zone, probabilmente le zone più sicure in assoluto di tutta la città, quindi da consigliare in maniera totalmente confidenza, con totale confidenza ai vostri passeggeri. Tutto il prodotto sulla California, ci metterei un'ora per presentarlo, quindi vi risparmio la rottura di scatole. I nostri fly and drive curati da me personalmente, da tutti noi che la visitiamo, i nostri escorted tours che partono a date fisse dalla città di Los Angeles, i tour in moto, la possibilità di fare il treno, insomma, le soluzioni sono infinite. Sapete che l'unica cosa che dovete fare è scriverci, e esaudiremo tutti i desiderata dei vostri clienti, sempre considerando i nostri consigli, che riteniamo siano essenziali per rendere l'esperienza di viaggio più ricca e più gratificante possibile. Io con questo ho terminato, vi saluto, vi ricordo che Conrad Travel è a vostra disposizione per tutto il continente americano, Nord, Centro e Sud America. Basta una semplice mail e il nostro team è a vostra disposizione e a disposizione dei vostri clienti. Il nostro sito, dove trovate tutte le nostre proposte di viaggio, ripeto, per tutto il continente americano. E l'ultimo reminder è quello di votare sia Visit USA, che è candidato a ITA, Italia Travel Awards 2018, come migliore associazione e come migliore corso di formazione, ma queste le vendiamo, le vinciamo senza colpo ferire, già lo sappiamo, è un gol a porta vuota. Invece la grande e graditissima sorpresa è che molti di voi ci hanno segnalato e ci hanno resi candidati come Conrad Travel, come migliore tour operator specialista. E quindi, visto che ci stiamo, io vi chiedo senza grande umiltà il vostro voto per tenere vivo questo incredibile sogno che abbiamo avuto. Ripeto, una cosa totalmente inaspettata e che ci gratifica tantissimo, perché le cose più inaspettate, appunto, la considerazione dei nostri peers, dei nostri colleghi, è probabilmente la cosa più importante per un TO specializzato di nicchia come noi.
Io ho finito, vi saluto e vi do appuntamento per quanto mi riguarda al prossimo webinar che terrò mercoledì 11 aprile alle ore 14, dedicato alla Route 33, cioè la parte più storica e musicale della leggendaria 66. Io ho finito, vi saluto a tutti, vi ringrazio e passo la parola a Lia. Grazie Gianluca, perfetto. A questo punto vi do appuntamento al prossimo webinar che è il dopodomani 22 marzo con Eagle Rider, i tour guidati in Harley-Davidson per l'estate 2018. Per il resto vi auguro un buon pomeriggio, rispondete alle domande, scaricate le presentazioni che sono in questo momento disponibili e buon pomeriggio a tutti. Grazie Gwendalina. Grazie Gianluca, grazie. Ciao. Ciao, a presto. Ciao, grazie Liam, a presto. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Ciao.